Presentato a Pistoia il libro Mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio di Paolo Cocchi, Francesco Cappelletti e Michele Bruno. Un libro che riapre in qualche modo la vicenda del caso criminale più lungo e controverso della cronaca nera italiana e che avanza anche nuove ipotesi, come ad esempio che l'autore dei vari delitti sia uno solo, accantonando di fatto la tesi dei cosiddetti compagni di merende. Le novità erano già emerse nel documentario che stasera proietteremo, è L'ultimo delitto del mostro, un documentario che parla appunto del delitto di Scopeti, che fu l'ultimo della catena degli omicidi. E la novità fondamentale riguardava e riguarda il giorno della morte dei ragazzi francesi, che non sarebbe assolutamente la domenica, ma in base a perizie medico-legali fatte da illustri professionisti, risulterebbe quantomeno relativa al sabato. Alcune altre interessanti novità rispetto alle deposizioni del testimone, Giancarlo Lotti, che si dimostra palesemente mendace nelle sue dichiarazioni. Quindi questo riapre uno scenario, secondo me, è abbastanza interessante. Si è parlato spesso di una mano precisa, quasi di un chirurgo. Dunque, il discorso del chirurgo nasce essenzialmente dal fatto che sono tagli molto netti, ma qualsiasi persona con un coltello affilato è in grado di fare questi tagli netti. Basti pensare con che facilità un contadino riesce a scuoiare un coniglio, eppure non è laureato in medicina. Lei alla fine che idea si è fatto dopo tutto questo studio che ha fatto intorno alla vicenda? L'idea non è certamente quella che ripercorre la teoria ufficiale dei compagni di merende, bensì di un unico soggetto, come la letteratura criminale ci insegna e come molti indizi hanno portato a ritenere. Quindi un serial killer che ha agito in quegli anni e che non è stato preso, perché spesso accade così.